Cosa si prova in un giorno normale? Cosa si prova di nuovo ogni risveglio? Cosa si prova quando stiamo male? Quando si soffre per un piccolo dettaglio? Cosa si prova in tutte quelle ore in cui nulla può accadere? Cosa si prova in tutte quelle ore in cui nulla può accadere? Cosa si prova quando c'è un'amicizia vera e poi si beve insieme e sei anche contento? Ma senza impegno e finché dura, con la disinvoltura di vivere al momento. Cosa si prova in tutte quelle ore in cui nulla può accadere? Non resta che il sapore di un'immagine stordita, a volte allegro, a volte doloroso, ma senza la memoria accade che la vita è come un libro che si sfoglia a caso, ma che si prova se senti nascere come da un'altra vita un'energia sconosciuta, se ritrovi il gusto di un gesto semplice che lasci un segno, ti sembra che la vita sia possibile, ma forse è un sogno. Cosa si prova a carezzare i suoi capelli biondi? Cosa si prova a guardare i suoi fianchi ore e ore? Cosa si prova appena dopo litigi furibondi a rinnamorarsi e poi a stufarsi per un raffreddore? Cosa si prova, cosa viene in mente a non provare niente? Cosa si prova, cosa viene in mente a non provare niente? Cosa si prova se in due si vive meglio e ci si sposa magari in primavera? Cosa si prova se all'improvviso nasce un figlio senza capire il senso di una famiglia vera? Cosa si prova, cosa viene in mente a non provare niente? Mi resta solo un po' di nostalgia di tutto quel che perdo, le cose buone e le persone care, migliaia di frammenti, e dietro ogni ricordo ti resta solo un vago ricordare. Ma che si prova se senti nascere come da un'altra vita un'energia sconosciuta, se ritrovi il gusto di appartenere al mondo intero, ti sembra di sfiorare l'impossibile, e forse è vero.